Avete già programmato le feste, le ferie, le vacanze? E siamo in ferie. Siamo già... Siete già in ferie voi, giustamente noi siamo in ferie. Venite da? Milano. Come mai avete scelto Fano? Perché io sono cresciuta nelle Marche a Porto San Giorgio e quindi vedere... le Marche, vi piace fino adesso? Sì, sì, bello. La milanese, sì. Sì, è tutta un'altra cosa. Buone vacanze. Grazie. Grazie. Siamo, diciamo, quasi locali, quasi. Siamo di passaggio a Fano, siamo della zona comunque. Della zona, avete già pensato a dove andare in vacanze, in ferie? Sì, già sì. Dove? Già stato in Romania. In Romania, come sì. Mai? Perché la mia compagna è romena. Ma solitamente monti, mare, qual è la vostra tendenza? Soprattutto mare. Programmato le ferie? Le ferie, sempre programmate, bisogna sempre programmare qualcosa nella vita. Quali sono le mete preferite per quest'anno? Non saprei, ne ho fatte già molte e molto probabilmente andremo dalla parte bassa dell'Italia, poi vediamo. Vediamo. Vacanza di mare? Sì, sempre. Ma pesca anche? Ma no. Sole mare? Sole mare. Tasto on per quanto riguarda tutto, poi off nel relax massimo. E se uno dovesse decidere di andare all'estero, quali sono le mete, insomma, così, nei sogni? Io andrei nel fresco. Ah, lei è già in ferie a Fano, sì. Quindi lei è già in ferie. Esatto. La sua programmazione è stata venire a Fano. Sì. Come mai, se glielo posso chiedere? Perché ci ho abitato e quindi ci torno sempre volentieri. Il mare, l'ambiente, le piace. Sì. Quest'anno saltiamo. Perché? Perché ho avuto delle spese impreviste e quindi... a dicembre andiamo in montagna. Ecco. Ma l'estate solitamente dove se la passa? Spesso a Fano, l'anno scorso in Grecia. E quindi mare? Mare, sì, perché, no, non per colpa mia. Non per colpa mia, perché piace alla famiglia, ai figli, alla moglie. Io perché andrei in montagna tutti gli anni. Allora, le vacanze fatte, diciamo, le stiamo facendo, peccato per il tempo, perché ovviamente organizziamo sempre cene e cose, poi invece dobbiamo sempre disire tutto. Però non ci possiamo lamentare, un po' del caldo, ma d'altronde è estate. Se uno volesse andare fuori dai confini fanesi, dove si potrebbe andare? Allora, io quest'anno vado in Calabria, però diciamo che la Puglia è sempre meravigliosa, e Sardegna, le mete classiche.